Ernest ha falsificato la data di nascita per imbarcarsi. In pratica, un extracomunitario sbarcato con documenti falsi. Quando parte, pensa alla guerra come ad una partita di football, dove i nemici sono la squadra fuori casa. Indossa la divisa che si era fatta fare su misura e su cui sono appuntati i gradi da sottotenente. Tutti i ragazzi dell'American Red Cross erano come minimo sottotenenti e, nonostante l'età, per la truppa erano comunque ufficiali. Gli ufficiali restavano tra di loro, nella mensa o nei comandi. Erano uomini studiati, qualcuno parlava l'inglese. Erano sicuramente più maturi di Ernest. Anche i fanti, cui anni di combattimenti e miserie hanno scorticata l'anima, sembrano più vecchi. Con loro condivide il vino e le donne, e tutte quelle esperienze che a casa sarebbero state inammissibili. L'American Red Cross gli aveva affidato la conduzione di un posto di ristoro, mettendogli a disposizione uomini, materiali e anche una bicicletta con cui poteva muoversi senza render conto a nessuno. Un ragazzo proiettato in un mondo di grandi, tenuto in considerazione in quanto ufficiale e per di più americano. Cosa può chiedere di più uno che si trova in quella porzione di vita in cui l'improvvisa libertà spalanca le porte di un mondo i cui limiti sembrano sparire? Ernest arriva in zona Basso Piave il 25 giugno, mentre termina la grande offensiva austro-ungarica. Ragazzo tra i ragazzi del 99, legò la sua gioventù e molti suoi ricordi a questa terra. La serenità dell'incoscienza, l'autostima alle stelle, il mito dell'epica della lotta resteranno in breve sepolti in una trincea sulla riva del fiume. Nella foto, archivi della Croce Rossa americana. La didascalia recita: maggio 1918, volontari della Croce Rossa americana e ambulanzieri a Milano alle prese con un giro della città, accompagnati da ufficiali dell'organizzazione e dell'esercito italiano. Niente cementa le relazioni tra Italia e Stati Uniti come il lavoro svolto dalla Croce Rossa durante l'esperienza sul fronte italiano. Ovunque apparivano, i volontari della Croce Rossa erano acclamati dalle folle. Tra loro c'è Ernest. Qual è?